Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft Mod. Oggi parleremo di una nuova mod aggiornata che molti conoscono e molti no. Oggi mi vedete con questo cappellino di Rammus dopo essere stati a Romix, quindi fantastico. E niente, allora, questa mod molti, come ho detto, già la conoscono e non è altro che, molto semplicemente, perché è una mod molto semplice, questo è un esempio della mod in sé. Un trasmettitore wireless senza la cioè un trasmettitore wireless, come dice la parola, è senza fili e trasmette il segnale redstone senza fili. Come potete vedere, quella è una porta di quelle che abbiamo detto l'altra volta della secret door. Io con la leva, senza avere wireless attaccato da uno e l'altro, posso aprire e chiudere, oppure posso attivare un carrello, posso attivare una qualsiasi mod che ho creato, un impianto di mob o di farm, quindi direttamente da casa senza averci fili che vanno dappertutto, quindi fa impianti sotterranei assurdi. Come funziona? Niente, basta mettere la frequenza su cui volete che si collegano uno e l'altro. Per esempio, se io adesso spostassi di uno la frequenza, quindi a 0 per esempio, accendo e quello non va. Invece, se lo metto sulla sua stessa, che è 1, si attiva. Il difetto di questa mod, già lo potete capire, che se lo usate in multiplayer la frequenza dovrebbe essere la stessa, quindi rischiate che se qualcuno si mette sulla frequenza del vostro trasmettere potrà attivare la roba vostra. Però è abbastanza relativo perché abbastanza viene usato per cose semplici. E niente, come si craftano? Allora, vediamolo tranquillamente. Wireless transmitter, che è quello lì che trasmette il segnale, si fa con 4 redstone, una redstone torch e 4 iron ingot, quindi velocissimo da fare. La wireless invece receiver, che in pratica è quella che riceve il segnale, si fa con 4 redstone, una leva e 4 iron ingot, quindi velocissimo, facile, può essere usato, come ho detto, per qualsiasi impianto. L'abbiamo aggiunta al nostro pacchetto Fabac Launcher e Fabacraft, e scaricabile dalla nostra pagina YouTube. E niente, alla prossima mod, ragazzi.